Bentornati ragazzi sul mio canale, sono Fusas con un nuovissimo video ragazzi. Oggi parliamo sul mercato interista e l'argomento che voglio trattare davvero primo di tutto è Perisic. Perisic che ieri non ha giocato praticamente, che aveva mal di denti, se n'è andato in Croazia per farsi dal suo dottore, dal suo dentista. E intanto Manchester United sta puntando su Perisic, per... e infatti ci vuole dare così Martial e pure Darmian per avere Perisic, piuttosto che pagare quei 50 milioni, prendiamo così. Io direi meglio i soldi perché con quei soldi poi ce li possiamo andare a prendere Di Maria con tanta tanta facilità dal PSG, perché Di Maria si arriverebbe all'Inter, si rivoluzionerebbe tutta la rosa praticamente, che Di Maria può giocare sia come ala e sia come attaccante, perciò possiamo praticamente Icardi metterlo in panchina e lasciare posto a Di Maria, se no mettere Icardi come punta e come ali mettiamo Candreva da una parte e Di Maria dall'altra. Siamo forti, diventeremo una squadra poi forte e competitiva. Però se non si migliora la difesa, il centrocampo, che abbiamo preso Borja Valero, il difesa che abbiamo preso Skriniar, però non serviranno solamente questi due, ce ne dovremo comprare altri. A favore del Milan farò un video a parte io, che in questo video non voglio pronunciare niente di Milan, ok? Lo andrò a pronunciare nel prossimo video che andrò a fare. Poi l'Inter mi sembra davvero molto addormentato in questo mercato estivo. Stanno parlando voci, oggi sono apparse queste voci, che l'Inter sta puntando l'assalto a Toni Kroos del Real Madrid. Però il Real Madrid, mi sono informato più bene, e il Real Madrid ha annunciato davvero che Kroos non è sul mercato. Perciò io queste voci non so di dove se le hanno inventate loro. Cioè, allora posso dire pure così, Inter punta l'assalto a Messi che gli ha offerto 10 milioni e il Barcellona ha accettato. Cioè, vi rendete conto un po', no? Cioè, vi rendete conto come ci stanno fregando pure i siti, questi siti, queste informazioni qua, cioè, non sono tutte vere, possono essere pure false, cioè, ci dobbiamo rendere conto. D'Albert diventerà al più presto nerazzurro con, se non mi sbaglio, un ingaggio di 700.000 euro a stagione. Io così ho sentito, poi si è aggiornata la cosa. Stanno puntando anche su Keita Balde della Lazio, che non mi veniva il nome, e vogliono prendere anche a Berardi del Sassuolo. Adesso stanno partendo anche del Siviglia, 13 milioni all'Inter per Jovetic. L'Inter ancora non ha accettato e non so se nemmeno se accetterà. Io direi accettiamo se vogliamo comprare. Accettiamo se vogliamo comprare. Accettiamo. E adesso l'Inter ovviamente si dovrà vedere questa settimana, perché questa settimana sarà la settimana decisiva sia per Nainggolan della Roma, sia per avere Di Maria, sia per vendere Perisic, sia per venire da Dalbert. Praticamente questa è una settimana davvero decisiva. Se questa settimana non riusciamo a prenderci un giocatore, ma io dico questa settimana un giocatore, possiamo dire che il mercato estivo ce lo possiamo pure scordare, cioè noi il mercato estivo, perché se noi aspettiamo che il Milan compri, alla fine noi ci ritroviamo con davvero zero da comprare, cioè zero giocatori da comprare, no? Che il Milan già tiene una squadra da Champions League, cioè io dico la mia sincerità, cioè da interista vero, io dico la mia sincerità, il Milan c'ha una squadra da Champions League, cioè ammettiamolo tutti, dai, perché è più forte dell'Inter ora, è più forte dell'Inter. E se continuiamo così sul mercato interista, come abbiamo fatto sul mercato estivo, come abbiamo fatto fino ad adesso, noi ci ritroveremo che in inverno punteremo ancora su Di Maria e Nainggolan, che non sarebbero nemmeno arrivati all'Inter. Cioè, questa è la settimana decisiva sia per Di Maria, ma sia per avere altri giocatori. Però Di Maria, io spero davvero che diventi nerazzurro al più presto, perché è fantastico. Nainggolan intanto ha rinnovato con la Roma e ce lo possiamo scordare definitivamente. Nainggolan, ce lo possiamo scordare definitivamente Nainggolan. Gabigol, come posso dire io, ancora non si sa se cosa dobbiamo fare con lui, o cederlo o mandarlo in prestito, o in Europa oppure in altre squadre. Poi stanno parlando voci che Sneijder adesso, ex giocatore dell'Inter, è adesso un attaccante svincolato, però che ce ne facciamo di lui? Poi ci sta parlando anche la voce con Vidal, ha deciso, vuole rinnovare col Bayern, perciò prendiamoci un altro, perciò Nainggolan, Vidal, Toni Kroos, che è quasi sicuro 100% che sti tre noi già ce li dobbiamo scordare, dobbiamo puntare ad altri, cioè noi dobbiamo già puntare ad altri
giocatori, non è che possiamo tenerci con un giocatore fisso per tutto il mercato estivo e poi ritrovarci che non abbiamo comprato nemmeno uno, cioè uno, e vi rendete conto, no? Che sarebbe molto difficile questa cosa qui se continuiamo su sto passo. Poi io con la maglia del Brasile, evidentemente altra maglia non ne avevo perché c'ho tutta la maglia. Ah, vi ricordo, scudetto fake, cioè vedete voi, no, mi sono andato con la lavatrice, ho dovuto metterci quella, uno scudetto piccolino che si appiccica lì col coso, no? E questo è stato tutto del mercato interista. Spero che questo video vi è piaciuto. Scusatemi per l'assenza sul canale, ma ritornerò a bomba sul canale, raga. Domani, se non mi sbaglio, dovrebbe uscire la squadra che vorrei. Perciò domani dovrebbe uscire la squadra che vorrei. Mi scuso ancora per l'assenza sul canale. Noi ci vediamo prossima settimana, che prossima settimana. Ci vediamo subito dopo con un nuovissimo video. Davvero è stato tutto. Ciao ragazzi. Boom!